Ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi siamo qui per fare un esperimento nuovo. Adesso vi spiego. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi creerò una storia, un film, una cosa meravigliosa. Però devo spiegarvi bene. Ho visto questo esperimento da Vitality Giulia, che è una TikToker, però nelle sue storie di Instagram. Infatti utilizzerò Instagram per creare questo film. Ce l'avete presente quei filtri che girano e ti fanno vedere che personaggio dovresti essere o quello che è? In questo caso faremo delle domande e vedremo che personaggio spunterà. E quindi si creerà una sorta di film complicato, va bene, e quindi io l'ho voluto ricreare, come ha fatto anche lei, su Harry Potter. Però se vi piace questa idea, se vi piace questo video, grazie Giulia intanto che mi ha dato l'idea, sì, perché cerco ormai ispirazione ovunque io. Ditemelo giù nei commenti, ditemi con quale altro farlo. Sarebbe carino anche con Sailor Moon, oppure come ha fatto lei La Casa di Carta, oppure i cartoni animati, tipo cose strane sui cartoni animati. Bellissimo, con il random proprio, i cartoni animati che non c'entrano l'un l'altro, sarebbe spettacolare. Va bene, la cosa l'avrete più chiara sicuramente non appena vedrete il video, quindi vedetelo tutto, mi raccomando, e se vi piace l'idea, pollici in su, così ne farò un altro, ok? Intanto iniziamo e ricordatevi anche però di iscrivervi al canale e commentare giù nei commenti se vi piace, con quale altro filtro farlo, ditemi un po', sono troppo curiosa. Iniziamo subito, bambole ciance! Prendiamo il filtro di Harry Potter. Pronti con io chi sono? Io. Questa volta proprio io. Vediamo chi spunta. Il filtro Neville. Neville Paciok. Io. Oh mio Dio. No. Quindi mi è capitato giusto Neville Paciok. È un buon personaggio, nel senso, fa ridere uno. E poi ha ucciso il serpente, eh? Non dimentichiamolo, senza di lui Voldemort sarebbe ancora vivo. Chi è mia madre? Bella domanda, chi è mia madre? Chi è che mi ha partorito? No, Dursley. Ma che c'entra mia mamma? Lui, ma... Va bene, iniziamo bene. Quindi mi è capitato il cugino di Harry Potter come madre. Vediamo adesso chi è mio padre. A questo punto vediamo chi è la meravigliosa e il meraviglioso papà. Oh, no. Ragazzi, Piton è mio padre. Meraviglioso. Piton, non Putin. Sì, nel frattempo me li scrivo, perché poi alla fine rileggeremo tutto e faremo il resoconto del film. Diciamo che al momento donne non se ne vedono. Che succede non lo so. Ma vediamo appunto mia sorella o mio fratello. Chi sarà mai? Chi è mia sorella? Uno più pazzo dell'altro in questa famiglia. Ma che dobbiamo fare? Vabbè, mi fa simpatia, i miei capelli. La professoressa Sibilla è mia sorella. Più mia nonna forse. No, mia nonna no, però non mi sembra mia sorella. Andiamo avanti e scopriamo di nuovo un altro membro della famiglia. Sempre sorella o fratello. Vediamo che cosa esce fuori. Non ci posso credere. Nick quasi senza testa è mio fratello. Poverino, è deceduto. Quindi ho un fratello deceduto, una sorella pazza. Vediamo di migliorare un po'. Non lo so, i protagonisti dove sono qui? Non ci sono. Vediamo il migliore amico. Chi è il mio migliore amico? No, raga, no. No, io la odio. La odio, ed è mia migliore amica. No. Bellatrix, l'exchange, è la mia migliore amica. Ma stiamo scherzando? C'è proprio la persona che odio più di tutti in Harry Potter, ed è la mia amica. Che poi è Brutatrix. Ecco. Proseguiamo e vediamo chi è la mia crush. Cioè io di chi sono innamorata. Chi è la mia crush? Vediamo questo. Stiamo scherzando, vero? Cioè io sono innamorata di me stessa. Ottimo. Davvero ottimo. La mia crush sono io, ragazzi. Ma vediamo a questo punto, io di chi sono la crush? Chi è innamorato di me? Dobby. Dobby.
Non ci posso credere, Dobby. Ma a parte che è carinissimo, ok? Però diciamo che potevo ambire a meglio. Sta andando tutto male, proprio male. Però anche se la mia crush sono io stessa e io sono la crush di Dobby, sono fidanzata con qualcuno. Vediamo con chi sono fidanzata, perché ho un fidanzato che è la mia migliore amica, e tra cui Bellatrix. Io la odio Bellatrix, ragazzi. Quindi Bellatrix è la mia migliore amica e anche la mia fidanzata. Perfetto, Bellatrix, proprio la persona che odio di più al mondo. Bellatrix, io ti lascio. Ma questo film sta andando proprio male, ve lo dico subito. Capiamo adesso chi è l'antagonista di questa storia, cioè chi è il cattivo in questa storia. Vabbè, in realtà sarebbe... No, vabbè. Harry Potter è il cattivo. Ma questa storia è tutta al contrario. Ma come dobbiamo fare, povero Harry? Harry Potter ha un aiuto. Vediamo chi è l'aiuto antagonista. L'aiuto di Harry Potter, Hermione Granger. Ovviamente, ragazzi, chi poteva essere se non lei? Hermione Granger è l'aiuto antagonista. Ma come sta andando questo film? Tutto al contrario. Sì, sarebbe Harry Potter viceversa, cioè al contrario. Adesso cambio filtro perché voglio sapere la mia casata. La casata qual è? Serpe Verde! Ovvio no! Poteva essere altro. Serpe Verde è la casata migliore che potesse esserci. Ma io sono Grifondoro, ho messo anche il maglioncino bordeaux proprio perché sono Grifondoro. Invece no, in questa storia sono Serpe Verde. Però in questa storia io sono Serpe Verde, ma sono schierata con quale casata sono schierata? Grifondoro! Almeno questo, cioè sono Grifondoro. Cioè io sono Serpe Verde come casata, però sono schierata con i Grifondoro. Molto bene, nel cuore sempre Grifondoro. Vediamo in questa storia chi è che deve essere salvato? Bellatrix, nonché mia migliore amica e mia fidanzata. Ci sta. In questo caso ci sta. Deve essere salvata Bellatrix. Non la salverei. Però in questa storia a quanto pare c'è lei, è la protagonista della storia in sostanza. Cioè la protagonista sono io, però c'è lei di contorno, migliore amica, fidanzata, deve essere salvata. Tutto, tutto quanto lei. Ragazzi, è una storia assurda comunque, ma non è ancora finita. Dobbiamo capire contro chi lotterò per salvare Bellatrix. Vediamo contro chi mi batterò. Qual è lo scontro? Ovviamente, chi potrebbe essere? Dobby! Perché sicuramente Dobby, che è innamorato di me, ha rapito Bellatrix e quindi io devo lottare contro Dobby per salvare la mia Bellatrix. Aiuto. Vediamo adesso chi mi aiuta a sconfiggere Dobby, perché è troppo forte Dobby, quindi deve aiutarmi qualcuno. Dobby? Dobby mi aiuta a sconfiggere Dobby? Ragazzi, sto impazzendo. Non so, magari se ne pente di quel che ha fatto e quindi mi aiuta a sconfiggere se stesso, nel senso che si ritira? Non lo so. Ok, quindi io combatterò contro Dobby e Dobby mi aiuterà a sconfiggere Dobby. Però in tutta questa storia tra lotte, Bellatrix, Harry Potter, chi è che vincerà tutto quanto? Chi? Chi è il vincitore di tutta la storia? Io! Io! Sono proprio io che vinco! No, non ci posso credere, sono io! Sì! Una nota positiva! Gira la ruota! Gira per me la ruota! Però vedete, tutto ha un senso! Ma voglio anche sapere, in questa storia, chi è che non ce la farà? Chi morirà? Chi sarà quella povera persona? Dolores! Quindi in tutto ciò si è infiltrata Dolores e poverina è deceduta. Non ce l'ha fatta, povera L'Umbridge. Quindi ragazzi, facciamo un resoconto della storia. Io, Neville Pachock, figlio di Dudley Dursley,
il cugino di Harry Potter. È Severus Piton, che bello. Ho come fratello Nick quasi senza testa e come sorella Sibyl Trelawney, vabbè, la professoressa, quella di lì un pochino matt, cioè che vede il futuro, quella di lì, va bene, molto simpatica per me. Mia sorella è un po' matta, mentre mio fratello è morto. La mia migliore amica è Bellatrix, nonché mia fidanzata. La mia crush sono io. Io sono innamorata di me stessa. Mentre chi è innamorata di me? Quindi io sono la crush di Dobby, povero folletto. L'antagonista di questa storia, che si è visto soltanto in questo caso, è Harry Potter. Quindi non si capisce perché questo Harry Potter c'entri in questa storia. L'aiuto antagonista di Harry Potter è Hermione. Quindi entrambi cattivi, non so che cosa stiano facendo. Forse hanno aiutato Dobby a catturare Bellatrix, non lo so. La mia casata è Serpeverde, però sono schierata con Grifondoro. Meno male. Quindi la persona da salvare appunto è la mia fidanzata nonché migliore amica Bellatrix, e combatterò contro Dobby, che l'ha probabilmente catturata insieme ad Harry Potter e insieme ad Hermione. E chi mi aiuterà a sconfiggerli? Proprio Dobby. Quindi Dobby mi aiuterà a sconfiggere Dobby e mi aiuterà a sconfiggere Harry Potter ed Hermione. La vittoria è mia, proprio di Neville Paciok. E in questa storia l'unica persona che non ce l'ha fatta è la Umbridge. Forse si è ritrovata in mezzo alla lotta lì e c'era lì un avalacadabra e si è ritrovata in mezzo e quindi poveretta non ce l'ha fatta. E niente, quindi questa è la storia. Alla fine la vittoria è mia. Ho salvato a quanto pare Bellatrix. Ops, forse in effetti pensandoci non è molto felice come cosa, ma è andata così. Spero che la storia vi sia piaciuta, ragazzi. Io mi sono divertita davvero tantissimo. Potete farlo anche voi con Instagram e creare delle storie. Magari segnatevi queste cose nei commenti. Fate le storie, segnatevi personaggi e mettetela qua giù nei commenti, così io le leggo. Fanno troppo ridere, sono troppo strane, quindi mi diverto. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su, così almeno ne rifaccio altri, magari con altre, non lo so, con altri film, con altri cartoni animati, con qualsiasi cosa. Ditemi voi, va bene? Spero vi sia piaciuto, io mi sono divertita, ragazzi, l'importante è questo. Ciao! Mi raccomando, condividete per far sapere a tutti questa storia folle! Questa storia folle! Sì, così. Ciao ragazzi, vi tantissimo! Al prossimo video!